Di sicuro c'è disaffezione nell'elettorato per via di tutta una serie di vicissitudini che hanno interessato la città. È chiaro che ed è evidente che viviamo in uno stato in cui la città, insomma, è quasi completamente abbandonata. Nonostante sicuramente l'impegno che c'è da parte dei commissari prefettizi a cercare di risolvere le questioni principali, però mi rendo conto che anche la loro presenza è una presenza saltuaria, per cui la città ne risente, diciamo, soprattutto sotto gli aspetti, diciamo, più importanti, gli aspetti primari, che dovrebbe essere la cura del verde, la cura della città, la pulizia delle strade, insomma, e quant'altro, la raccolta dei rifiuti. Quindi, cioè, parliamo di argomenti di cui la popolazione è sicuramente sensibile e che si attende risposte, e risposte certe da parte di noi, in particolare dei quattro candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni. Per altro verso è chiaro che da parte nostra noi, almeno sì, io sono consapevole dell'impegno che ci deve essere, un impegno sicuramente massiccio, un impegno proprio che mira alla risoluzione di questi problemi primari. Nel mio programma uno dei punti cardine è sicuramente, a parte, diciamo, forse il famoso libro dei sogni che più o meno tutti possiamo immaginare o che vorremmo per la città, ma io ho inserito come primo punto il risanamento, che non è solo un risanamento finanziario, ma è un risanamento che parte attraverso molte sfaccettature, quindi un risanamento culturale, un risanamento civico della città, quindi un risanamento collettivo. Siamo proprio all'inizio di questa campagna, che genere di campagna elettorale hai in mente? Un genere di campagna elettorale. Intanto io mi confronto con altri tre galantuomini, tre persone per bene. E quindi quando ci sono persone per bene io penso che si possa affrontare ogni e qualunque problema, e ogni e qualunque problema si possa risolvere. Non entro nel merito chiaramente, non saprei se definirli avversari, insomma, ma, diciamo, sono amici al di fuori della politica, però, diciamo, ma lo sono anche in politica, chiaramente oggi sono avversari perché siamo l'uno contro l'altro ed è giusto che sia così, ma a prescindere di tutto, cioè, penso che sia in ogni caso una campagna elettorale basata sul rispetto reciproco, dove io mi auguro che possa prevalere la politica rispetto a qualunque altro tema. Te cosa l'ha spinta a scendere in campo? Sicuramente mi ha spinto a scendere in campo, ma non lo so se, diciamo, è l'amore per la nostra città, ma è una città in cui viviamo, una città in cui viviamo quotidianamente, in cui vorremmo che i nostri figli vivessero. Io ho figli, diciamo, che studiano fuori, e non vorrei che i miei figli rimanessero fuori, io vorrei che i miei figli continuassero a vivere a Gioia Tauro. E la mia candidatura si muove anche da questo presupposto, nella speranza che io possa dare un contributo, che possa riuscire a risolvere quantomeno qualche problema di Gioia Tauro. Cioè, non dico tutti, perché sappiamo benissimo che la città ha moltissimi problemi, spero di poter dare il mio di contributo, e spero veramente di poterli portare a risoluzione, perché la città si attende tanto da noi e penso che ormai è arrivato il tempo con, insomma, dove nessuno di noi può bleffare, nessuno di noi può presentarsi in maniera diversa da quello che è la città, perché ci conoscono tutti, la città sa chi siamo, per cui illusioni, spazio per illusioni ce n'è ben poco.